È arrivato il momento atteso della nostra intervista a colori che proprio attraverso i colori ci fa conoscere il nostro ospite. Oggi abbiamo un ospite importante, siamo molto felici di averlo qui. Lui è Pino Quartullo, attore e regista. Benvenuto. Anch'io sono molto contento di essere qua perché non capita spesso quando si va in televisione di essere accolto con tanta gentilezza e con sensibilità, con simpatia e con attenzione. Ecco, attenzione è Di questo ne importante. siamo davvero contenti. Allora, abbiamo detto attore e regista, tra l'altro in scena fino al 28 marzo al Teatro Cometa a Roma con la commedia Affari di Cuore con Mariangela Dabbraccio e Chiara Noschese. Che Sì. spettacolo È uno spettacolo in cui in scena siamo tutti e tre contemporaneamente dall'inizio alla fine dello spettacolo e ognuno protegge il suo ruolo, difende la propria posizione di marito, di moglie o di amante in una situazione che, se vogliamo, è abbastanza tradizionale, di una coppia che è in crisi e di un uomo che a un certo punto sente il bisogno di un'altra donna, ma vive questa cosa con molto senso di colpa, con molto dolore. Come se fosse una disgrazia, e quindi in questo spettacolo ognuno spiega perché è successo. E chiaramente quello che è in mezzo poi a questo processo sono io, che sono il traditore, quello che ha mentito sia all'una che all'altra. all'altro. E quindi quando vado in scena, più che fare l'attore, mi sento un uomo che deve difendere i mariti, i padri. E i traditori anche quando capita, perché credo che poi le colpe non siano mai solo da una parte, ma anche dall'altra. Tu sei anche regista, però sei stato diretto da Chiara Noschese Sì, in con questa commedia. Chiara Noschese ci conosciamo da molto tempo, lei ha fatto come me il laboratorio di proiettili, non nello stesso corso. Abbiamo doppiato insieme The Mask, io ero Jim Carrey, lei Cameron Diaz. Poi abbiamo fatto insieme un remake di un mio spettacolo quando eravamo repressi, quindi ci conoscevamo. Con Mariangela ci eravamo conosciuti in un corso di recitazione quando eravamo bambini, aveva 16 anni, io qualcosa di più, e quindi siamo ritrovati dopo molti anni a rilavorare insieme, e quindi è stata una cosa molto, molto divertente e anche stimolante per me lavorare con due amiche attrici che stimo molto, sono molto brave. Ecco, stiamo vedendo qualche parte dello spettacolo, abbiamo detto in scena fino al 28 marzo al Teatro Cometa di Roma e poi farete anche un Sì, po' andremo a giri. Milano, Genova, Modena, tantissime altre città. Chiara Noschese, devo dire, è la sua prima regia e si è dimostrata veramente corredata di tutti gli elementi fondamentali per fare questo lavoro, sia per la direzione attori, per l'uso delle luci, per il riadattamento del testo. Quindi è stato un bellissimo debutto per Chiara come regista anche. Hai parlato insomma anche della tua carriera da doppiatore, che effettivamente io presentandoti avevo tralasciato intendendo attore, insomma. Carriera, se molto generosa, ho fatto poco perché io, facendo l'attore e regista, poi non ho molto tempo per doppiare. Di Jim Carrey, però, è successo: io lavoravo con Cecchi Gori e mi è capitato di doppiare Jim Carrey in due film, Dumb and Dumber, detto così può sembrare molto nobile, tradotto a Scemo e più scemo, io e Masciarelli, e poi questo The Mask, che molti ricordano, in cui Beh. serviva una capacità di interpretare e fare voci dove ho scoperto corde che non avevo mai pensato di avere, perché doppiando qualcun altro devi fare qualcosa che non avevi mai fatto. E quindi è stato interessante come esperienza. Nella presentazione ho tralasciato apposta perché volevo arrivarci il tuo ruolo di direttore, perché tu sei direttore del Teatro di Civitavecchia, il Teatro Sì, Traiano. sono nato Ho qui anche, a guardate. Civitavecchia e da molti anni dirigo questo teatro e mi dà molte soddisfazioni perché abbiamo molti abbonati, abbiamo un grande seguito. Bene, è bello, è interessante portare nella propria città spettacoli che, insomma, che credo tu pensi Sì, valga la pena di vedere. molte persone di spettacolo usano un teatro come terreno di scambio, no? Ti faccio venire nel mio teatro, io vengo nel tuo. Ecco, io questo non l'ho mai fatto. Infatti io non faccio venire le compagnie dalle quali poi ottengo qualcosa, ma scelgo il meglio che c'è in Italia e mi inimico molti amici perché molti non li posso far venire nel mio teatro e mi odiano e quindi ho anche delle inimicizie per il fatto che io non li metto nel mio teatro. Però almeno Però sono leale con la mia coscienza, sono a posto. sei onesto. Allora, abbiamo iniziato, ma proprio pochissimo, a conoscere Pino Quartullo. Adesso ci aiuteranno i colori. Come sai, queste domande attraverseranno diversi colori che per noi rappresentano il blu, l'equilibrio, il giallo, la ricchezza, il viola, le ferite, il rosso, le passioni e il verde, il futuro.
per ripeterti il significato e ripetere a tutti voi il significato dei nostri colori ed entrare nel clima della nostra intervista a colori. Guardiamo insieme la sigla. Rosso, le passioni. Verde, il futuro. Azzurro, l'equilibrio. Viola, le ferite. Giallo, il colore delle ricchezze. Ascoltato il significato che abbiamo attribuito ad ogni colore. Pino Quartullo, dove pensi che si trovi la tua vita in questo momento? Dov'è? Non lo so. Quello a cui aspiro, che vorrei che fosse, è il celeste, azzurro, quello dell'equilibrio, che era una cosa molto importante. L'intervistatore non ha sentito la tua risposta perché è fuori dal nostro studio in questo momento e lo scopo dell'intervista è proprio di capire che colore è lo stato d'animo del nostro ospite. E allora possiamo far entrare il conduttore che dovrà indovinare il colore e il conduttore oggi pomeriggio è Gennaro Ferrara. Buonasera Giuseppe buonasera, Quartullo. Buonasera detto... Giuseppe, due giorni fa Giuseppe perché... Giuseppe Quartullo, detto Pino, attore, esatto. Regista, sceneggiatore e doppiatore, direttore artistico del Teatro Comunale di Civitavecchia, il Teatro Traiano. Andrea Camilleri, il grande Andrea Camilleri, in un glossario scherzoso alla voce attore, dopo aver spiegato che gli attori non possono laurearsi perché non hanno tempo, il tempo non glielo permette, la cita come eccezione che conferma la regola. Giuseppe Quartullo, detto Pino, infatti è laureato in architettura. Io stasera più banalmente invece dovrò architettare le domande per cercare di capire in che colore oggi le mette la sua vita. Bene. Le sa che io ho circa 25 minuti, stanno già passando i secondi, di tempo per entrare nel suo mondo, nella sua vita e capire la scelta che ho fatto. Le ricordo che le risposte devono essere sincere, coerenti con quello che ha dichiarato prima. Bene. Io comincerei con una domanda di colore azzurro, un colore che noi colleghiamo all'equilibrio. E andrei al giorno delle sue nozze. È vero che al momento del pronunciare la fatidica frase per sposare sua moglie Margherita ha dichiarato, invece di dire io Pino prendo te Margherita, ha detto io Margherita prendo te? Abbiamo cominciato molto bene, vedo. Dunque, ero un po' emozionato, avevo tra l'altro come testimone di nozze Gigi Proietti, che era il mio maestro, quindi forse anche quello avrà influenzato. Diciamo che mi ero lanciato in una frase pensando che significasse tutt'altro, non che io pensassi di essere mia moglie improvvisamente, ma più che altro pensavo che dicessi io Margherita vorrei sposarti e averti a fianco per sempre. Quindi quando ho letto io era come se fosse dedicato a lei il pensiero, per quello mi sono sbagliato. Poi durante la lettura mi sono reso conto che non ero Margherita, insomma, ma ero Pino, e quindi mi sono corretto e mi sono beccato anche un bel applauso, però in chiesa, un momento divertente. Io di solito cerco di trovare sempre il lato spiritoso, ironico, anche nei momenti meno felici, e in quel momento anche ho trovato un modo di essere spiritoso, non volendo, ma ho fatto buon viso a cattivo gioco. E molti giornali hanno riportato malignamente questa cosa, però ecco, è stato molto importante invece per me quel giorno, perché quando ormai pensavo che il matrimonio non dovesse più essere una cosa che mi potesse riguardare, invece ho trovato una donna che mi ha fatto capire il senso di questo rito, di questo vincolo a cui ci si sottopone a un certo punto della vita. Lei ha citato Gigi Proietti, suo testimone di nozze. Gigi Proietti dice di lei, e qui faccio una domanda gialla, una domanda sulle ricchezze, perché avere amici come Gigi Proietti penso che sia una ricchezza.
lui ha detto: considero Pino come un mio fratello molto più piccolo. Mi dica lei invece cosa pensa di Gigi Proietti, ma è vietato rispondere: lo considero come mio fratello molto più grande. Beh, certo. Beh, intanto lo considero mio mentore, perché ho avuto due grandi maestri, ho avuto molti insegnanti importanti, sia in Accademia, all'Accademia Nazionale Arte Drammatica, scuola che molti hanno frequentato anche in questo studio, e il laboratorio di Proietti. Gigi mi ha fatto capire che cos'è la fantasia, come un attore può creare dal nulla su un palcoscenico qualcosa che non c'è. Gigi, con quella sua famosa cassa priva e tirare fuori degli oggetti, una sedia può diventare un cavallo se usata in un certo modo, può diventare un trono. E quindi Gigi ha creato nella mia creatività, che è un po' ripetitivo, però ha saputo stimolarmi molto appunto nella zona della fantasia, e quindi è stato molto importante. Anche e soprattutto mi ha insegnato il divertimento di questo lavoro che bisogna fare molto seriamente, ma divertendosi molto. A questo punto vorrei fare una domanda di colore rosso, il colore della passione, e vorrei farmi aiutare da un filmato che le è valso una candidatura agli Oscar, un cortometraggio, Exit. Vediamo prima il filmato e poi la domanda. È incredibile. Davvero molto strano. Ambiente longitudinale multilatero. La superficie d'appoggio ha un leggero declivio. È enorme. È vivo! Attenti! Si muove! Vedere tutto! Via di qui! Ah. Questo cortometraggio, che io trovo bellissimo, abbiamo visto Grazie. Degli alieni che arrivano sulla Terra nel 3500 e, come abbiamo visto, entrano in un cinema e si commuovono davanti al cinema e davanti a Charlie Chaplin. Che cosa commuove Pino Quartullo? Ed è la domanda di colore rosso. Mi commuove la sincerità. E la bellezza. La bellezza, quando vedo una cosa molto bella nell'arte, per esempio, o nella musica, o un film molto bello, quello mi commuove. Ecco, quasi la sindrome di Stendhal, no? Lui sveniva, io non svengo, però a volte quando vedo una cosa molto bella non provo mai invidia, per esempio, dei miei colleghi o di chi può aver fatto una cosa molto bella, ma anzi sono felice di essere sulla Terra e di vedere una cosa bella, ben riuscita. Questo mi emoziona. Lei dunque si emoziona per il suo lavoro, si emoziona davanti alla bellezza. Ha detto di non provare invidia per i suoi colleghi. E a questo punto però voglio indagare, voglio farle una domanda di colore viola, una domanda delle ferite. Qual è il rovescio della medaglia? Cosa sul lavoro la fa soffrire di più? E dico soffrire. Beh, quando scopri che un grande amico ti volta le spalle o ti parla dietro, questa è una cosa che fa molto soffrire, perché purtroppo può capitare che si parli alle spalle di te o ci si comporti male. Ho avuto un'esperienza con un attore che ho diretto non molto tempo fa, è stato molto deludente umanamente, molto deludente, perché eravamo molto amici, e quella è stata una grande ferita, vedere che quella persona con cui sei cresciuto, che pensavi di ritenere amico, non era più la stessa, come se fosse diventata un'altra persona, un mostro impazzito, e questo
ferisce molto, fa stare molto male, non tanto per me ma per il dispiacere di vedere una persona che è peggiorata invece di crescere. Adesso una domanda di colore verde, quella che riguarda il futuro. Prima, citando Camilleri, citavo la sua laurea in architettura. Però devo dire una cosa, non è più così raro che un attore si laurei. Io, diciamo, negli anni Ottanta ero un po' un pazzo in accademia perché facevo contemporaneamente sia l'accademia che il laboratorio di proietti. La mattina e pomeriggio stavo in accademia, pomeriggio e sera stavo al laboratorio e nei weekend finivo gli ultimi esami di architettura. Quindi mi vedeva come una specie di pazzo invasato, me ne rendo conto. Però oggi molti attori si laureano, quindi non sono più un caso così raro, ecco. Ma lei, la domanda è, perché l'ha fatto? Per tenere aperte due strade, per avere, allora, una via d'uscita verso il futuro? Sarò sincero fino in fondo, visto che ho detto di essere sincero. Mio padre era ingegnere. Ingegnere, a Civitavecchia ha costruito moltissimo, mio padre, e voleva che io mi laureassi. E quindi ho fatto un compromesso tra una laurea che avrei dovuto prendermi e quello che io avrei voluto fare. Quindi la laurea in architettura mi sembrava un ottimo modo per approfondire la mia creatività anche dal punto di vista progettuale, e mi è molto servito aver fatto architettura per la mia attività di regista ma anche di attore. Progettare in fondo è una cosa che sento dentro e che mi appartiene sia come architetto ma come regista e come attore. Quindi studiare non è tempo perso, come dicono gli studenti svegliati. No, penso che studiare composizione musicale, studiare architettura sia fondamentale per un artista, qualsiasi poi sia il campo d'azione dell'artista. Farei un'altra domanda di colore rosso. Lei al cinema, ma anche in teatro, spesso ha interpretato i ruoli di seduttore. Crede nella vita privata invece all'amore eterno? Per sempre. Beh, certo, mi sono appena sposato, quindi ci credo veramente, altrimenti non mi sarei sposato. E, diciamo, lo credo eterno, soprattutto se uno si sposa in una fase avanzata della vita. Quei matrimoni che cominciano a 20 anni li vedo un po' più, come dire, minati da tentazioni. Alla mia età, diciamo che si può sperare di poter resistere meglio alle tentazioni, e quindi credo che il matrimonio diventa un completamento fondamentale per trovare appunto un equilibrio giusto a un certo punto della vita, perché fino a un certo punto io vivevo la mia libertà con gioia, con entusiasmo, il fatto di non dipendere da nulla e da nessuno. Poi a un certo punto trovarmi solo, quando tornavo a casa la sera cominciavo a pesarmi, e allora ho capito che era arrivato il momento di non rimanere soli, trovare la persona giusta, e proprio in quel momento, forse perché volevo trovarla, l'ho trovata. Lei sta parlando dell'età, allora le faccio un'altra domanda verde sul futuro. Quali ruoli immagina per lei quando sarà un po' più grande di adesso? Quello del nonno. Beh, perché prima facevo il figlio, poi uno fa i padri, poi a un certo punto ti dicono: tuo figlio ha fatto un figlio. Infatti con Moccia ho rischiato questo, perché ho fatto prima scusa ma ti voglio sposare, scusa, anzi prima scusa ma ti chiamo amore, scusa ma ti voglio sposare, temevo anche scusa ma sono incinta, che poteva essere il seguito della storia d'amore fra Raoul Bova e la ragazza appunto che era mia figlia nel film. Quindi prima si fidanzavano, poi si sposavano, temevo di dover fare anche un nonno. Ancora non l'ho interpretato, ma credo che all'orizzonte... Ho già fatto dei ruoli anche molto maturi. Ho fatto il Timone ad Atene di Shakespeare, dove doveva essere molto più grande, e anche lì mi ero fatto crescere una barba importante. Per cui poi un attore è pronto a interpretare tutti i ruoli. La grande Mariangela Melato ha interpretato, per esempio, al termine della sua carriera una bambina, quindi a volte dei registi pazzi ti fanno fare Romeo magari a 70 anni o ti fanno fare da ragazzo un vecchio. Quindi il nostro lavoro è abbastanza imprevedibile, e spero che rimanga imprevedibile anche per me, non solo dei nonni ma anche dei ragazzi in tarda età, chissà. Io tornerei alla sua vita privata. Ha nominato l'esperienza della paternità al cinema, ma lei è padre nella vita reale di una ragazza adolescente. Parlare di una figlia potrebbe essere una domanda di qualsiasi colore, probabilmente soprattutto di colore rosso, di colore verde, di passione, di speranza. Io vorrei indagarla però
sotto un altro versante. Avere una figlia adolescente significa comunque, almeno di solito, avere dei conflitti. Che cosa le rimprovera sua figlia e che cosa rimprovera lei a sua figlia? È una domanda di colore viola, allora. Sì, anche se io quando penso a mia figlia penso al giallo, a una ricchezza che io ho avuto dalla vita e quindi la vedo come una cosa positiva, senza ferite. Piccole cose posso io rimproverare a mia figlia, che è molto disordinata, semina qualsiasi cosa, dal telefonino agli oggetti, quindi ecco, questo però diciamo è un peccato veniale che si può perdonare a una ragazza. Per il resto sono veramente felice di Emma, perché è una ragazza invece positiva, anche lei ama l'arte, suona pianoforte, fa danza, e quindi vedo in lei anche una piccola architetta, perché disegna gli interni delle case, quindi trovo che mi rassomigli, insomma mi piace molto Emma, e quindi posso rimproverarle solo di essere un po' più ordinata, un po' più dedita allo studio, che questo non guasterebbe. Lei sicuramente potrebbe rimproverarmi di poter stare un po' più con lei. Purtroppo quando il nostro lavoro e quando poi si è separati non è sempre così facile incontrarsi, anche se viviamo vicini, a un chilometro di distanza, e quindi siamo facilitati da questo, però ecco, vorrei... E anch'io lo rimprovero a me stesso di poter stare un po' più con lei. Vorrei farle un'altra domanda sull'equilibrio, una domanda azzurra, e vorrei farmi aiutare di nuovo da un filmato che stavolta la vede protagonista in teatro con uno spettacolo che si chiama Ultima Chiamata. Se tu chiamai. Ed ho l'incarico di accompagnarti dall'altra parte. Tu mi capisci, Alex? Ehi, io sono Alex Martini. 5 dischi di platino, 10 dischi d'oro, in testa alle classifiche da più di 6 mesi, con Troppo Presto Te Ne Vai. Qui interpreta un cantante arrogante che ha successo e crede che successo e denaro siano gli unici valori che contano. Quali sono invece i valori che contano per Pino Quartullo? Beh, il poter trovare dei progetti che ti raccontino, essere realizzato professionalmente, questo nell'ambito del lavoro, questo è molto importante. Non, certo non è il successo i soldi, ma riuscire a lavorare in cose che ti piacciono. Purtroppo spesso il nostro lavoro comporta dei compromessi, dover fare dei film, fare degli spettacoli magari non ti piacciono. Io devo dire che in questo non ho mai ceduto, io ho fatto sempre cose che mi piacciono, però avrei dei progetti che mi piacerebbe realizzare, ecco, quello sarebbe molto importante, e questo penso che sia la chiave della felicità. Penso per ognuno riuscire a trovare nel proprio lavoro una realizzazione sia modo di essere felici. Questo è molto importante. E quali sono i progetti allora che vuole ancora realizzare? La domanda guarda il futuro e quindi una domanda verde. Beh, ho vari progetti, sono parecchi, un po' per scaramanzia uno tende a non raccontarli, però ho scritto dei film, ci sono delle cose che vorrei realizzare. Per esempio la famiglia Pirandello mi ha proposto di mettere in scena un romanzo inedito di Luigi Pirandello, e io sto lavorando per riuscire a realizzare questo progetto, a cui terrei molto, un romanzo inedito che si ambienta a Roma agli inizi del Novecento, dedicato alla Deledda. Era un romanzo in cui appunto Pirandello un po' irrideva la figura di questa poetessa sarda, accompagnata da questo marito che le faceva da agente. E questo romanzo fu ritirato dalle vendite perché appunto la Deledda chiese il ritiro di questo romanzo. E ora la famiglia Pirandello vorrebbe che si portasse in scena e mi ha affidato questo progetto, e questa è una cosa che mi piacerebbe realizzare. Vorrei farle un'altra domanda di colore giallo che riguarda le ricchezze. Lei, l'abbiamo vista anche da questi filmati, ha avuto tanti talenti. Di che cosa dei doni che ha avuto, del suo carattere, delle sue abilità, è più contento? E che quando le vede realizzato dice sì, questo sono io, sono Pino. Beh,
diciamo, come attore, siccome mi sento molto regista, in qualche modo la sfida vera che ho sempre avuto nella vita è quella da attore. Perché come regista ho avuto delle gratificazioni, delle certezze, dei risultati concreti. Tutti mi hanno sempre detto che ero molto bravo come regista. Come attore forse sono ancora alla ricerca di ruoli, di personaggi, e forse è un percorso che ancora non ho ultimato, e quindi forse è proprio in quel campo che io da cui mi aspetto delle sorprese, delle cose importanti. Andiamo ancora all'equilibrio e torniamo però al suo matrimonio, perché al suo matrimonio, oltre a essere presente evidentemente sua moglie, sua figlia, c'era anche la madre di sua figlia, e lei ho letto che poi è un'attrice famosa, Elena Sofia Ricci, e ho letto nei resoconti giornalistici, diceva: mi sono sposato, c'è un ottimo rapporto con la madre di mia figlia, mi sono sposato con il suo benestare. E una frase atroce, che purtroppo i giornalisti scrivono delle cose assurde. Chiaramente non ho chiesto nessun benestare a nessuno, essendo io una persona libera. Non eravamo neanche sposati, tra l'altro, con Elena, quindi è stata una relazione, la nostra, nata sul lavoro, e che appunto ha dato vita a Emma, e quindi è stata un'esperienza bellissima. Però ecco, certo non devo chiedere permesso a nessuno nel momento in cui, quindi è stata una fase infelice di un giornalista questa, che ho trovato veramente sbagliata, fuori luogo. Ho letto l'articolo sbagliato, ma la domanda no, però... No. Poi con Elena Sofia abbiamo un ottimo rapporto, perché lei poi, che fa i Cesaroni, è la regina della famiglia allargata, deve anche, come dire, anche nella vita dare buon esempio, e quindi lo diamo anche a nostra figlia. E quando si hanno dei figli, penso che tutti dovrebbero mettere da parte qualsiasi acrimonia, conflitto, gelosia, e mettere al primo posto i figli. E quindi in questo senso noi abbiamo un ottimo rapporto e stiamo spesso insieme. E nelle occasioni, diciamo, quelle conclamate, quelle rituali, quelle festose, stiamo insieme come una famiglia appunto allargata, che si vuole bene e che partecipa a queste nuove vite che si sono aggiunte alle nostre. La domanda comunque era se crede all'amicizia tra uomo e donna. Sì, credo, assolutamente sì. Credo, nella misura in cui la credo tra due uomini e due donne, la penso anche tra un uomo e una donna. E Shakespeare diceva: l'amicizia è spesso inganno, ma più spesso è follia l'amore. Però mi illudo sempre che non sia inganno l'amicizia, ma che qualche volta sia invece un bene prezioso, una ricchezza. Lei ha parlato male dei giornalisti, anzi di un giornalista, veramente. Insomma, sì, non mi ricordo chi ha scritto... Però ha sposato una giornalista. E allora io le voglio fare una domanda. Come è una domanda rossa di passione. Volevo sapere se la sua storia con sua moglie è nata da un'intervista, da un incontro professionale, e se sì, qual è stata la domanda che l'ha fatta innamorare, o comunque come si è innamorato di Margherita? Mia moglie, oltre che giornalista, fa promozione della regione Basilicata e ha lavorato molto nell'ambito del cinema, e devo dire che non mi ha intervistato. Soprattutto mia moglie scrive d'archeologia, quindi ecco, non rientra nel gossip, ma su un ambito un po' più nobile, quello del passato, della storia, quindi non scrive di cose banali, di nuovi viventi, ma di migliori generazioni del passato. E noi ci siamo conosciuti a Maratea, perché a Maratea c'era il progetto di realizzare un festival, mi candidarono come direttore artistico, poi non c'erano i soldi, come spesso capita in Italia, però fu un'occasione ricca di sorprese, perché incontrai lì, proprio a Maratea, mia moglie. Quindi Maratea per noi è un luogo magico, dove poi siamo tornati, dove ci siamo sposati e dove ogni anno torniamo per ricordare quel momento importante che ci ha cambiato la vita. Il mare ritorna, mi pare, nella sua vita. Lei è nato a Il mare è nato a Civitavecchia, ha avuto questo incontro importante a Maratea. Maratea è diventato un luogo di riferimento. A Civitavecchia torna costantemente, perché è direttore artistico del Teatro Comunale. La mia domanda allora è: che cosa sono per lei le radici? È una domanda di colore giallo, le ricchezze. Il mare è molto bello perché dà continui cambiamenti alla città in cui si vive. Ogni giorno cambia colore, non riesci mai a trovare
il mare di un colore uguale a un giorno che hai già vissuto, è sempre diverso. E anche il porto è così, le navi che si spostano, che cambiano. E questo movimento che ha il mare, che ha un porto, dovrebbe essere un po' come la vita, che ogni giorno non è mai uguale a un altro giorno vissuto, ma è sempre diversa, sempre nuova e sempre in cambiamento. Per quello mi piace Civitavecchia, mi piace una città di mare, Maratea, e forse una delle cose che mi piace di più di Civitavecchia è proprio questa sua generosità, questo suo aprirsi al popolo, al mondo, alle invasioni che ha ricevuto nella storia, ed è sempre stata accogliente e ospitale con chi è arrivato a Civitavecchia. La vita degli artisti è sempre una vita fatta di cambiamenti continui, cambiamenti di scena, di città, nel suo caso anche di ruoli, da attore al regista, al teatro, al cinema. È fatta anche, credo, di momenti di maggiore soddisfazione, di maggiore successo, e di momenti invece in cui si è meno riconosciuti dal pubblico. Qual è stato il suo segreto in questi anni per mantenere l'equilibrio? La domanda è di colore azzurro. Ecco, nonostante fosse molto importante per me il lavoro, a un certo punto, durante l'ultimo film che ho girato, lungometraggio, Le faremo tanto male, sono stati dei giorni di riprese molto difficili, perché pioveva tutti i giorni, pioveva sempre. Avevamo delle scene complesse all'aperto, non ho potuto girarle, quindi stavo molto male per il fatto che il tempo non fosse dalla mia parte, e allora ho capito che non si può, non si deve puntare tutto sul lavoro, ma bisogna anche apprezzare la vita, e anche essere pronti che poi tutto il successo che ti aspetti non sarà quello che magari avresti voluto, e quindi prendere tutto quello che la vita ti dà sempre comunque come un regalo. È tutto in più rispetto al non esserci o al non avere. Quindi ogni cosa che ti viene va apprezzata e goduta, perché se altrimenti soffriamo per tutto quello che noi non abbiamo, soffriamo molto. Proprio in scena, io ripetiamo più volte questa frase di Schopenhauer: desiderare significa soffrire e angosciarsi per la mancanza di ciò che si desidera. Ecco, io non soffro e non mi angoscio, cerco di non soffrire e di non angosciarmi. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Quest'ultima risposta mi fa, ma già l'avevo esclusa dopo le primissime domande, la possibilità che lei avesse messo la sua vita nel colore viola. Però mi restano quattro colori e devo ipotizzare a questo punto, sulla base delle sue risposte, dove ha collocato la sua vita in questo momento. E allora, il giallo, il colore della ricchezza, potrebbe sicuramente essere una scelta giusta. Anche il futuro mi sembra, il colore verde mi sembra una possibilità concreta. Ho trovato anche tanto equilibrio in quello che ha detto, però tenderei ad escludere l'ipotesi dell'azzurro. E forse escludo anche il colore rosso. Mi restano il verde e il giallo. Io provo a scommettere. Penso che la sua vita in questo momento sia nel colore giallo, che sia una vita ricca. Pertanto la invito ad alzarsi e a collocarsi nel colore giallo. Purtroppo non era colore giallo, anche se mi gratifica molto essere identificato con questo colore, ma ho scelto un colore a cui io sarei voluto aspirare, ossia il celeste, quello dell'equilibrio. Quindi la ringrazio di avermi visto come una persona che vive nella ricchezza, ma io sono più alla ricerca di un equilibrio in questo momento nella mia vita. Eccoci tornati.
tornati in studio con Pino Quartullo, posso dire anch'io, io ho sentito la risposta, quindi sapevo. Però effettivamente anch'io sarei stata orientata sul giallo. Sì. Un po' da megalomane, però direi, mi identifico come il colore della ricchezza. Beh, un po'... insomma, tanti spunti. Grazie per essere stato con noi.